Ciao, oggi sono qui per seguire un nuovo collaudo. Si tratta di una pompa di calore ad alta temperatura da 45 kW che serve per il riscaldamento della villa che trovi qui alle mie spalle. È una villa piuttosto importante, realizzata negli anni 80, quindi con i criteri di isolamento piuttosto scarsi. La villa è stata riscaldata fino ad oggi con un impianto a radiatori e con ben due caldaie a gasolio. Il cliente era stanco di dover far fronte alle continue spese per il gasolio e che gli prosciugavano praticamente il portafoglio solo per mantenere calda la casa. Quindi ha deciso di installare un impianto fotovoltaico sul tetto e di conseguenza anche una pompa di calore per farci il riscaldamento. È un progetto piuttosto importante che non poteva essere affidato al caso. Allora vieni con me che andiamo dall'altra parte a vedere la pompa di calore. Eccoci allora, la pompa di calore alle mie spalle, di tipo professionale. Una pompa di calore da 45 kW ad alta temperatura, quindi con mandate che possono arrivare a 63-65 gradi. Ho pensato di fare questo video per farti capire la differenza enorme tra una pompa di calore professionale e quelle asiatiche che trovi ormai anche su eBay. Allora, mai e poi mai sarebbe stato possibile poter pensare a un progetto di una casa del genere con una pompetta di calore che deriva da un condizionatore o comunque con quelle pompe di calore che trovi oramai dappertutto. Invece nei casi dove è richiesta parecchia potenza, ma soprattutto dove le alte temperature la fanno da padrone, ci vuole un prodotto professionale. Ecco, come vedi, le dimensioni della macchina sono molto importanti e questo permette di poter ottenere alti rendimenti anche alle basse temperature. Infatti oggi è una giornata piuttosto fredda, sono 2 gradi sopra lo zero, ma in ogni modo la macchina sta funzionando e sta portando l'acqua a 55-60 gradi. Un progetto del genere non può essere gestito al caso, ma deve seguire tutta una serie di procedure. Il primo passo da fare è l'educazione del cliente, ovvero informare il cliente della spesa che dovrà affrontare e spiegargli che la gestione dell'impianto sarà completamente diversa rispetto a quanto ha fatto finora con la vecchia caldaia. Poi si fa una preanalisi di fattibilità per capire se c'è la convenienza economica e se ci sono quei requisiti minimi per far funzionare una pompa di calore. E poi ci si affida a un termotecnico per fare un calcolo specifico dei kilowattora necessari per riscaldare la tua specifica abitazione. Seguirà poi un sopralluogo molto più approfondito da parte dell'installatore, seguiranno gli schemi elettrici, gli schemi meccanici, idraulici, seguirà l'installazione e poi il collaudo dell'intero sistema. Mentre tutto sarà messo online per monitorare da remoto il funzionamento. Ti voglio lasciare con un messaggio: se devi affrontare un progetto con la pompa di calore, visto che non si parla di qualche centinaio di euro, ma di qualche migliaio di euro, affidati a degli specialisti, affidati a me partner oppure affidati a persone competenti. L'importante è che ti fai dare le referenze e ti fai dare i progetti che hanno già realizzato per capire se effettivamente sono solo dei venditori oppure se sanno quello che dicono. Allora con questo ti saluto e ci vediamo alla prossima.